Valtaro piange un'altra morte prematura avvenuta in un torrido pomeriggio d'inizio agosto. Marco Agazzi, 63 anni, residente a Turnolo, è l'automobilista che ha perso la vita ieri intorno alle 15:30 nel tremendo scontro avvenuto tra la sua auto, una Seat Leon, ed un camion. Come detto ieri, malgrado il pronto intervento dei sanitari e dei soccorritori, per Agazzi non vi è stato nulla da fare. Troppo gravi le ferite riportate nell'impatto frontale tra i due mezzi. L'uomo è spirato sul luogo del sinistro. Sulla superstrada, nel tratto compreso tra Borgo Taro ed Ostia Parmense, si sono formati lunghi serpentoni di auto bloccate da e verso Parma, con i carabinieri che hanno deviato per ore il traffico su strade alternative. Intanto la notizia del decesso si è sparsa a macchia d'olio e in breve l'intera comunità ha appreso che a perdere la vita è stato Marco Agazzi. Un senso di vuoto, dolore e impotenza ha avvolto come una pesante cappa tutti. A Tornolo si è deciso di sospendere eventi ludici in programma in questi giorni nel rispetto del grave lutto. Marco Agazzi era molto conosciuto. Dipendente della Banca Intesa San Paolo, aveva lavorato per anni presso la filiale di Borgo Taro. Da poco era in pensione. Nato in Gran Bretagna il 12 luglio del 1961, si era sposato con Fabienne, francese, e dalla loro unione è giunto Stéphane, 39 anni, attualmente farmacista a Bedonia. Qualche anno dopo la nascita del figlio, avevano deciso di vivere in Italia, proprio a Turnolo, terra d'origine di Marco, alla quale era molto legato. Socievole, disponibile, generoso, Marco Agazzi era una persona per bene, che mancherà. La data dei funerali non è ancora stata resa nota.